Contento della vostra presenza qui, quando mi è stata chiesta la possibilità di trovare uno spazio, tenuto conto di quelle che è l'allocazione della stessa questura con le difficoltà che abbiamo, ho subito detto a Gianfranco De Carlo che gli spazi della sala riunioni erano a disposizione del SIP e del CGIL. Della pubblica amministrazione, come i recenti fatti dimostrano, come quelli degli interventi da parte della polizia amministrativa, degli interventi nel settore dell'ordine pubblico quotidiano, degli interventi della logistica. Non so se il segretario già è stato informato, ma da Gianfranco De quando io Carlo mi è sono il insediato segretario, il è dirigente nato. sindacale provinciale del SIRP CGIL di Crotone. Questo incarico a che cosa porterà? Beh, diciamo che sono onorato di entrare a far parte di questa nuova sigla sindacale che è il SILP per la CGIL. Io l'anno prossimo, per la felicità forse di qualcuno, andrò in pensione il 1 ottobre prossimo e quindi sono stato scelto per guidare questa nuova sigla sindacale. Che cosa può rappresentare il sindacato nelle questure, diciamo, per i poliziotti, insomma, in un momento così particolare? Beh, diciamo che è un grosso aiuto per i colleghi, sia a livello lavorativo sia a livello professionale, e quindi anche disciplinare, perché noi abbiamo un regolamento di disciplina e quindi vanno trattate anche le pratiche e il sindacato dà una grossa mano su questo. Per quanto riguarda il nostro territorio, quale sicurezza? Beh, c'è da fare tanto. Aspettiamo che ad aprile arrivano quasi altre 30 persone, 30 colleghi nuovi, quindi l'organico sarà aumentato e quindi magari la sicurezza sarà maggiore. Il sindacato è presente diciamo, nelle questure, lo sarà ancora di più anche qui a Crotone. Sempre, sempre, sempre presente e daremo sempre una grossa mano ai colleghi e naturalmente anche ai questori, ai funzionari, perché diciamo che qui a Crotone finalmente abbiamo un questore che diciamo, tratta i nostri problemi proprio a livello grosso.